Mi sono abbattuto in questo giochino apparentemente stupido, quindi ho deciso di provarlo. Potrebbe essere stato un errore, ragazzi, perché non so, non c'è un menu, non c'è un menu. Devo solo cliccare tutto. Sveglia, sveglia, devo giocare. No, a quanto pare no. Come faccio a partire? Dove si gioca? Cosa sta succedendo? No, devi stare calmo. E ora devo cliccare questo. Ehi, Shkere, non capisco. Questo è il menu, non ci interessa. Allora, in teoria è un puzzle game questo, in qualche modo. Dovrebbe essere un puzzle game con il volume troppo alto. L'ho messo al 10%, ma è comunque troppo alto. Mettiamolo al 4%. Non capisco. L'obiettivo penso sia svegliare questo. Quindi attacchiamo questo alle cuffie. Ok, ora c'è un botto di musica. Ti sveglierai. Non si sveglia. Se non si sveglia, non posso giocare. Ha lanciato la ciabatta allo gnomo. Devi sta zitto. Come si gioca? Allora, secondo me deve essere una combinazione di più cose. Però non mi sembra un ottimo inizio questo. Perché non. Se non riesco a capire neanche come si parte. Potrebbe essere un problema. La butto lì. Che gioco? C'è speso pure 5 euro giusto gioco. Oh, che succede? Scusa, non ho capito. Ah, questo è un suggerimento? Devo fare così? No, devo. Non ho capito. Devo attivare l'omino con il cappello. Ok, l'omino del cappello deve bere. Ah, oh, ora lui esplode? E io come facevo a capire questa cosa? Oh, sta per esplodere? Non è esploso? Non è esploso. Ah, ora cade addosso al tipo. Con l'acqua si sveglia. Giusto? Ah, gli è entrato in bocca. Bello. Ok, si è svegliato il nostro amichetto. Dopo ben 3 minuti in cui ho provato a risolvere questo. Questo non è neanche l'inizio del gioco. Ok, allora l'obiettivo di ogni livello, in teoria, è trovare questa maledetta ciliegia. Più o meno. Io non ho il mouse utilizzato. A posto. Questo si chiama Cucel. 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 Shukel. Cucel. È un piccolo cucello questo. Cosa devo fare? Ok. L'obiettivo è trovare questa ciliegia. E in teoria le missioni dovrebbero essere gradualmente più complicate. Però se io clicco sulla ciliegia, tu dovresti riuscire ad andare verso la ciliegia. Che devo fare? Ok, mi hanno rubato la ciliegia. Devo uccidere il tipo? No. No, c'è un qualche tipo di problema, scusa. Posso. Che mi dice? Clic, clic, clic. Ah, posso andare all'indietro. Ok, allora così posso vedere la ciliegia là dietro. Va bene. Ah, bisogna pensare fuori dagli schemi, con questi tipi di giochi. Che cacchio ridi? Non si capisce nulla. Pure io ho speso 5 euro. Andiamo avanti. Ok, abbiamo una ciliegia. Ora devo salire sull'albero quindi per prendere la ciliegia, giusto? No, non ce la fai a salire sull'albero. Posso scuotere l'albero? Scuoti l'albero, vai. Sta provando a sradicare l'albero. Effettivamente non funziona. Allora prova a salire sull'albero. Sei Spider-Man? Boia, è Spider-Man. Che salto ha fatto per arrivare là in cima? Ah, così magicamente l'albero cade. E sono morto, quindi la ciliegia non l'ho presa. Oh mio Dio, questo dovrebbe essere, ragazzi, un gioco per bambini. Dovrebbe essere questo, un gioco per bambini. Sto topo schifoso rosso, che tutto sembra tranne che un topo senza pelo, senza orecchie anche. Che cosa sta dicendo? Shushel. Va bene. Non ho capito perché di questa cosa, va bene. Cos'è? Oddio, sembra quello di. Scarafaggi, il naso è quello. Ma non posso cliccare niente. Scusa, che gioco adesso non posso cliccare. Allora, c'è la ciliegia dentro l'acqua. L'acqua, acqua, tra virgolette. Corpo di questo scarafaggio, sembrerebbe. Come posso giocare con questo? A quanto pare no. No, non posso. Non si può staccare. Stanchissimo. Cucciolo. Ma io che cosa sono, tra l'altro? Sono un batuffolo di polvere arancione con un cappello strano. O sono i miei capelli, quello? Spero sia un cappello, sinceramente. Io non so perché, ma. No, a quanto pare non devo fare niente con. Eccola, sono andato via. Allora devo fare qualcosa per forza con questo tipo qua. Proviamo ad arrampicarci. Cosa ha fatto?
Mi stiamo arrampicando. Niente, non devo arrampicarmi. Da quando in qua i giochi punta e clicca erano così difficili? Che sta dicendo? Io non ho parole. Perché? Che video è questo? Posso cliccare sul cosettino? Clicchiamo sul cosettino e lanciamolo sul cartello. Sembra Pingu che cerca di spiegare le cose. Ok, ok. Il ratto è riuscito a scavare un buco, quindi ora posso prendere il cartello in teoria. In teoria sì. E ora posso spostarlo, giusto? Lo smuovo un po'. Guarda, bravo. E tiralo via. No, ok, non va. Vai, vai. Forse non dovrei lasciarmi convincere così tanto dalle pagine negozio di Steam, ma io la butto lì, perché effettivamente non è che queste cose siano molto sensate. Ok, ora ho un cartello. Come lo posso usare? Io lo infilo nell'occhio al tipo, lo ammazzo. No, aspetta, non serve un gioco di guerra. Ti posso tirare questo addosso? Oddio, oddio. Le ha tirato addosso. Ora dobbiamo fare leva, giusto? Ora in qualche modo devo tirare quello. No, a quanto pare no. Levati, topo. No, ho sbagliato, non volevo cliccare, scusa. Non ce la fa. Devo arrampicarmi e andare su quel coso. No, e a quanto pare neanche. Allora clicco di nuovo sul topolino. Lanciamo il topolino. Anzi, usiamo il topolino come giusto. La logica dove l'avevo lasciata. E ora provo. Esatto. Ok. No! Topo schifoso, manculato la cosa. Fa tutto il lavoro, poi arriva il topo e ti ruba la ciliegia. Bastardo. Che cosa sta succedendo? Che cos'è sta roba? Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cosa ho comprato? Oh mio Dio. Ti levi? Niente, la ciliegia a quanto pare non è ancora mia. Prossimo livello, giusto? Vi dirò, ragazzi, non so cosa devo fare. Devo dare un pugno al tipo? No, a quanto pare no. Prendiamo il ratto in mano. Non sono molto convinto di proseguire questo video. Vi darò la verità. Non so neanche se vedrà mai la luce. Non sto capendo assolutamente nulla. Piglia. No, non ce la fa a pigliare la mano. Allora, facciamo un salto. Un salto in lungo. Tira un calcio in testa a sto coso. Poi lancia. Non si sposta. Ok, è giustamente a posto così. Il ratto non c'è più. Cosa posso fare? Cosa sta facendo? Hulk è diventato. Se l'è mangiato? Non so con quale ragionamento logico. Ecco, a posto. Ora sono... Cos'è? Questo... È finito il gioco? No, scusa, pago 5 euro. Cosa ciucella? Ah, bello. Ancora deve durare almeno 10 ore sto coso. È finito il gioco. Che è sta roba? Qualcuno si è fumato tanta... Diciamo che il posto in cui hanno sviluppato questo gioco è un posto in cui la marijuana è legale. E non solo. Probabilmente anche qualche altro tipo di droga. Gli acidi, ok? Gli acidi sono legali. Cosa sta succedendo? Il magico mondo della droga. Questo video lo chiamerò. Che cosa sta succedendo? Vai. Ce la fai. Vai avanti. Sì. Eccola, ora siamo diventati degli insettini. Allora, dobbiamo evitare dobbiamo evitare di andare troppo sopra. Bravo. No. Vai. Ok. No, devi evitare queste cose. Tutto, ma non devi andare sopra. Scendi un po'. Ok, no, vai. Non ce la fa saltare. Non era un puzzle game sto coso. Ah, mi sa che questo è un minigame, tipo devo passare. Ok, e mo? Erca vacca. Ok, stiamo giocando a ping pong. Questo è un po' particolare. Niente, non so che cosa è che sta succedendo praticamente. E non sono abbastanza sicuro che questo sia un gioco per bambini. Secondo me questo è un gioco per fattoni. Ma io la butto lì. Vada, questo pure all'incontrario, giustamente. E levati un po'. Ok. Easy. Ok. Cosa devo fare? No. Ecco, non iniziamo. No. Questo non è un gioco per bambini. Fa paura sto coso. Chi è il malato che darebbe questo? Eccola, sono morto. Devo passare sotto quindi, giusto? Ti direi di sì. Passo sotto così sono più sicuro. Chi è chi? Eccola. Non è che mi puoi mangiare e cagare in 2 secondi. Stiamo calmini. Per favore. Poi soprattutto perché? E io devo come...
Ah, magari mi caga dietro? Ah no, e sono collegati. Non posso andare sopra che c'è la mano gigante della scimmia che mi butta giù. Forse devo andare da dietro. Ah, Ishkere. A caso. No. Sta calmo. Buonanotte. Devo ripartire dall'inizio. Secondo quale logica? A volte funziona, a volte no. Troppo, troppo. Devo fare di più ma meno. Cosa vuol dire? Non lo so. Un gioco per bambini questo. Non ce la faccio a completare un gioco per bambini. Ti odio. Ti odio ufficialmente. Porca vacca. Ashgare. No, 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 no. Ce l'avevo fatta. Devo farmi mangiare da questo. Dai, 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 dai. Bravo. Ok. Dov'è la mia ciliegia? Se sono nell'universo ora. Magia. Portami via. Cos'è Franchino? Un 17 di Franchino questo. Io non ho parole, ragazzi. Io vi chiedo scusa per aver portato questo gioco. È troppo malato per non caricarlo questo video. E siamo passati da fattone a relax. Guarda, con il vocal sotto. Cos'è sta roba? Cos'è? Ho preso la ciliegia. No, sono morto. Non ho capito nulla. Non è un gioco per bambini questo, ragazzi. Cos'è? Ora esplodo e volo via. Ora esplode. Siamo di quei cartoni malati, tipo la Ricca e Morti. Sembra tipo un gioco che è finto per bambini ma è per adulti. Allora, io ti dirò, piglia la ciliegia, sta sto ratto schifoso. Ragazzi, per questo video è tutto. Vi dirò la verità, non so se uscirà mai sul canale. Prima lo edito e vedo che perché la ciliegia è diventata nera? È una bomba? Ottimo. E io rimetti la copertura. Eccola, buonanotte. Bella, eh? Finito il gioco. Spero di no. Shushel. Magari non si pronuncia manco così. Vabbè, ragazzi, io non so che dirvi. Editerò questo video prima di vedere se uscirà o meno sul canale. Però grazie a tutti per la visione e io vi saluto. Ciao, tutti.